San Donà ospiterà il progetto Concrete Cinema Club in collaborazione con il Comitato Ancora. Nicola Contarin, ci parli di questo gruppo e delle sue iniziative? Sì, allora il Comitato Ancora è nato grazie a un progetto europeo svolto dall'amministrazione del comune di San Donà di Piave, un URBACT, City Center Doctor, se non sbaglio. Diciamo, come output di questo progetto abbiamo appunto fondato questo gruppo locale, infatti Ancora si chiama Urban Local Group, quindi gruppo urbano locale, che successivamente si è proprio costituito in comitato civico riconosciuto, insomma, dalla città, con l'obiettivo di iniziare dei processi di rigenerazione urbana, soprattutto per quanto riguarda il centro città, più che le periferie o le frazioni. È da, diciamo, un paio d'anni forse che siamo entrati un po' nel vivo delle attività. Diciamo che siamo un gruppo un po' ristretto e quindi che a livello volontario cerca di portare avanti delle iniziative, ma facciamo quello che si può, insomma. Concrete Cinema Club è una rassegna cinematografica, appunto, che inizierà in questo spazio domani, sostanzialmente. Abbiamo deciso di usare la cultura, come spesso facciamo, come fiammifero per cercare di accendere dei processi di rigenerazione degli spazi fisici. Questa piazzetta in fianco al Teatro Astra, pur essendo centralissima, che forse più in centro di così non si può, soprattutto la sera, diciamo, soffre un po' di cattive frequentazioni che possono essere dovute anche un po' alla morfologia dello spazio, all'illuminazione. Comunque noi abbiamo notato queste peculiarità dello spazio, abbiamo deciso in base alle caratteristiche dello spazio che poteva essere di fatti utilizzato proprio per una rassegna cinematografica in virtù della parete del teatro che si affaccia sulla piazzetta, che è una grande lastra di cemento, da qui dall'inglese concrete per cemento nasce il nome della rassegna, e utilizzeremo la piazzetta per la platea, quindi proietteremo i film direttamente sul muro. Speriamo che questa rassegna cinematografica sia solo un primo passo per rigenerare, perché comunque, per quanto la cultura sia importante, sia un buon veicolo per iniziare questi processi, non è chiaramente sufficiente, cioè bisogna riuscire a costituire un presidio costante sullo spazio per poterlo effettivamente riattivare. Daniele Terzariol, può dirci cosa si intende per rigenerazione urbana? Lo ha spiegato benissimo Nicola che cosa significa fare rigenerazione urbana. Significa reinventarsi un luogo che normalmente è percepito come degradato, sottoutilizzato o che viene associato a un concetto di vuoto da parte della cittadinanza, e ricostruirlo partendo da capo e dandogli una funzione diversa. Come detto da Nicola, che rappresenta il Comitato Ancora, anche per Pier Giorgio Rossetto, che ne è il presidente, e tutti gli altri membri che ne fanno parte e che ci hanno aiutato per costruire questa rassegna, è un primo step per provare a reinterpretare un luogo del moderno. San Donà ha pochi sedimenti di storia e puntiamo a utilizzare invece quello che è moderno per caratterizzarla e darle una propria linea di sviluppo, sia culturale che potenzialmente come città ricettiva di un futuro che verrà per quel che riguarda il turismo. Questa rassegna è stata fortemente voluta anche da me, perché appunto riprende un luogo che è percepito come negativo da parte dei più. Quindi reinterpretarlo e vederlo con occhi nuovi può far accendere una luce anche in altri cittadini che ben volentieri potrebbero occupare questi spazi se li vedessero con occhi diversi. Questa rassegna in bianco e nero è di 4 serate, per 3 mercoledì di fila, l'ultimo a chiudere il 25 settembre. A margine di ogni film non discuteremo della pellicola, piuttosto discuteremo delle tematiche che questa pellicola suggerisce, che possono essere adattate sulla città. Nebraska, ad esempio,
parla della tematica dell'Alzheimer, della demenza degli anziani, quindi come possiamo costruire una città che sia a misura anche di anziano, prevedendo quartieri di comunità o tutti gli strumenti che possono riguardare la domotica o di capitale umano come gli operatori di quartiere che appunto possono andare incontro a tutte quelle che sono le fasce da tutelare, ma anche da valorizzare, perché molto spesso consideriamo gli anziani come una fascia di popolazione da tutelare, invece possiamo anche valorizzarle con un dialogo intergenerazionale con tutti gli altri cittadini di San Donato.